Benvenuto da Carlo. Parliamo adesso del componente principe del computer, il processore. Il processore è la parte principale, più importante se vogliamo, del computer. A volte può essere indicato con la sigla CPU, CPU in inglese, o Central Processing Unit, ossia unità centrale di elaborazione. Ma a cosa serve un processore? È il cervello, il direttore d'orchestra, il motore di un PC, colui che permette di gestirlo in maniera totale. È l'unità di calcolo grazie al quale permette al PC non solo di avviarsi, caricare il sistema operativo per lavorare, ma successivamente anche avviare i vari programmi necessari all'operatore per raggiungere i propri scopi, quindi il factotum del computer. Per eseguire i suoi scopi, il processore si servirà di altri componenti. Ad esempio, andrà a memorizzare e leggere i dati nella memoria RAM o nell'hard disk per poter completare i suoi compiti. È vitale quindi per il computer. Senza di esso il PC è inutilizzabile, non si avvia. Il suo lavoro quindi è, il suo compito principale è eseguire i compiti. Ma come esegue i compiti di un processore? La procedura di esecuzione si basa su una lettura di istruzioni operative che producono degli effetti, effetti alcuni dei quali saranno visibili all'operatore, altri dei quali lavoreranno, come si dice in inglese, in background, ossia nascosti. Queste istruzioni sono definite come una sequenza di comandi. Ogni comando è generato da una serie di parole in bit che indicano precise operazioni da eseguire. Apri o chiudi un interruttore. Ricordi il precedente articolo della lezione numero 6? In questo modo la sequenza di istruzioni porta passo dopo passo a far sì che il processore realizzi le tue richieste, come visualizzare una foto su un monitor, ascoltare musica tramite un programma di lettura di file audio, oppure vedere un video, oppure ancora masterizzare una compilation, eccetera, e così via. Capisci? Una serie di bit su larga scala, numericamente parlando, portano a produrre degli effetti rilevabili dai nostri sensi. Come si presenta una CPU, un processore? Beh, qui in figura sono riportate le viste frontali o retro di un processore. Sulla figura di sinistra puoi trovare evidenziato il nome e modello del processore e anche alcune caratteristiche, mentre nella foto di destra puoi trovare evidenziata la piedinatura dello stesso. Anche se dai primi personal computer è trascorso circa un trentennio, l'estetica generale del processore non è cambiata moltissimo, ma l'evoluzione tecnologica invece è cambiata straordinariamente. La capacità di miniaturizzazione dei circuiti elettronici è stata elevatissima. Grazie alla tecnologia si è riuscita ad inserire nello stesso spazio sempre più componenti invisibili ad occhio nudo, rendendo così sempre più performanti i vari processori. Questo quindi ha elevato la potenza dei processori al punto che operazioni esclusive di professionisti qualche decennio fa che possedevano macchine dedicate molto costose sono diventate attività comuni a moltissimi utenti per PC grazie anche allo straordinario abbattimento dei costi. Venendo al punto, diciamo che un tipico processore si presenta come un circuito di forma più o meno quadrata con uno spessore di pochi millimetri e una larghezza di qualche centimetro. All'interno, come abbiamo detto, c'è un elevatissimo numero di componenti, tipo interruttori digitali per capirci, che permetteranno di elaborare dei calcoli e far vivere il computer, ottenendo dei risultati che hai definito. L'attuale tecnologia ha portato a strutturare un processore in maniera diversa rispetto a qualche anno fa. Ora un singolo processore ha una tecnologia costruttiva denominata dual core, ossia doppio nucleo, doppio processore, o quad core, ma più generalmente viene utilizzata la sigla multicore, ossia all'interno di un singolo processore ci sono tre o più nuclei di processore. Nei processori dual core, quindi nella stessa struttura, sono alloggiati due processori anziché uno. Questo fatto produce un notevole aumento delle prestazioni, in quanto permette alla singola CPU di eseguire più operazioni nella stessa unità di tempo rispetto ad un processore classico. Questo processo è ulteriormente implementato nei processori multicore. Dov'è alloggiato un processore?
L'alloggiamento previsto per i processori, siano essi a singolo o multinucleo, è costituito da uno zoccolo, un socket, nel quale viene inserita adeguatamente e semplicemente la CPU. L'alloggiamento è poi reso sicuro e stabile grazie ad un blocco meccanico che verosimilmente si configura con una levetta di metallo che viene ruotata di 180 gradi, serrandola poi sullo slot stesso. Sopra il processore verrà applicata una pasta cremosa che permette di farlo aderire meglio alla ventola applicata su di esso, che servirà poi per raffreddarlo, mantenere la temperatura del processore entro valori ragionevoli, evitando così un surriscaldamento dannoso. Ma un processore vale l'altro? Beh, la risposta è ovviamente no. Come un'automobile, tutto dipende dall'uso che dobbiamo farne. Possiamo acquistare un'utilitaria, una macchina molto capiente, una di lusso, eccetera. Quindi, in base alle tue necessità, acquisterai un processore dedicato. Anche qui il discorso è simile, quindi se non ho necessità di grandi performance, non è il caso di acquistare una CPU sovradimensionata alle mie necessità, anche perché il costo tra i vari processori varia di molto, fino anche a centinaia di euro. In maniera molto rapida, il parametro da tenere sotto controllo per l'acquisto di un processore è determinato dalla velocità, anche se non è l'unico. Maggiore sarà il numero di operazioni in grado da eseguire, migliori saranno le prestazioni del processore stesso. Questo parametro è spesso in hertz, oggigiorno invece più verosimilmente in gigahertz. Ricorda bene però, a prescindere dalla velocità, le prestazioni di un processore dipendono dal tipo di architettura con il quale è costruito. Facciamo un esempio. Ben differenti sono tre processori, ad esempio, con una velocità di 2 GHz, ma uno a singolo nucleo, il secondo a doppio nucleo, il terzo a nucleo multiplo e così via. Quindi puoi ben vedere che, anche avendo la stessa velocità, però uno compirà più operazioni rispetto all'altro. Quindi, a parità di velocità, in questo caso abbiamo 2 GHz, puoi ben capire che un multicore, quindi un quad core, sarà in grado nello stesso tempo di eseguire più operazioni rispetto a un dual core o a un singolo nucleo. In seguito sarà il caso di dedicare un trattamento speciale anche ai processori per la scelta dello stesso. Nella prossima lezione parleremo della memoria del computer. Non mi resta a questo punto che ringraziarti, darti un arrivederci, ciao alla prossima da campo. I'm